Ciao a tutti! Il Movimento 5 Stelle Lombardia quest'oggi ha presentato un nuovo progetto di legge di cui sono prima firmataria. Il progetto di legge riguarda un modello radicalmente nuovo di gestione delle ALER lombarde. Parliamo quindi di case popolari, parliamo di edilizia pubblica residenziale. Perché abbiamo presentato questo progetto di legge? Innanzitutto perché dopo aver analizzato i progetti di legge avversari ci siamo resi conto che erano assolutamente inadeguati per raggiungere l'obiettivo che ci si era prefissi, cioè quello di andare incontro più concretamente in maniera efficace alle esigenze del cittadino, che sono esigenze di snellimento delle procedure, di un carrozzone che in questi anni è andato avanti con il solito sistema di cooptazione partitica e di poltronificio che noi abbiamo quindi soppresso mediante la proposta di legge. Un sistema più trasparente e che sia orientato alla tutela della legalità, un sistema che soprattutto consenta la partecipazione del territorio alla gestione dell'edilizia pubblica lombarda. Innanzitutto vorrei solo darvi un'idea di che cos'è ALER oggi. Sono 13 consigli di amministrazione per 7 componenti ciascuno, più 13 collegi dei sindaci per 3 componenti ciascuno, per un totale di 130 poltrone, la maggior parte delle quali vengono assegnate a oggi, e lo abbiamo sperimentato anche nell'ultimo giro, attraverso un sistema di cooptazione partitica. Noi abbiamo in questo progetto di legge completamente cancellato il poltronificio e quindi avremo una sola figura apicale, il direttore generale, il quale moltiplicato per 12, quindi 12 direttori generali per le 12 province lombarde. Perché non 13? Prima erano 13 consigli di amministrazione. Perché abbiamo fatto saltare Busto Arsizio, perché Busto Arsizio aveva un suo consiglio di amministrazione, ma non era capoluogo di provincia e la densità abitativa non ne giustificava l'esistenza. Per cui Busto Arsizio rientra a far parte dell'ambito provinciale territoriale di appartenenza che è Varese, quindi 12 direttori generali. Nominati non dall'alto, quindi non dalla giunta regionale, come avviene oggi, ma dal basso, dai territori. In particolare la candidatura può essere proposta dai comuni in capoluogo di provincia, che sono quelli che hanno il patrimonio ALER più consistente, dall'ente provincia, finché ci sono le province, gli diamo la possibilità di esprimere una candidatura del territorio, ma anche da ANCI regionale, che può partecipare per tutti quei comuni della provincia che non sono capoluogo. Le candidature vengono inviate alla giunta regionale, la giunta regionale può scegliere fra una di queste candidature che diventa il DG per ogni ambito provinciale. Naturalmente abbiamo privilegiato la competenza a scapito della politicizzazione, quindi abbiamo spoliticizzato e richiesto ai territori di scegliere fra figure di comprovata esperienza in ambito giuridico, economico e tecnico. Una figura così importante che è legale rappresentante e anche amministratore unico dell'ALER va controbilanciata con dei forti poteri di controllo che oggi non ci sono, è uno dei motivi per cui le ALER hanno potuto fare un po' quello che hanno voluto, quindi anche indebitandosi come è successo a Milano esponenzialmente. Questo non ce lo possiamo più permettere in un periodo di crisi e quindi abbiamo creato due organi di controllo a titolo onorifico. Uno dal basso, la consulta territoriale, nella quale potranno entrare comuni, provincia, ANCI, ma anche associazioni che svolgono funzioni inerenti all'ALER e sindacati degli inquilini, sindacati dell'ALER. E poi dall'altra parte abbiamo previsto un organo unico che è il Comitato Regionale di Vigilanza.
è un organo regionale costituito da 7 competenti nominati dalla giunta regionale, una sorta di commissione multidisciplinare di esperti in ambito giuridico, tecnico, contabile e gestionale, che andranno a controllare la gestione economica e finanziaria del DG, il quale direttore generale dovrà ogni semestre produrre una relazione che attesti che sta svolgendo i compiti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In sintesi, questi sono i 5 punti innovativi del progetto di legge del Movimento 5 Stelle sulla riforma gestionale. Primo punto, soppressione del poltronificio. A oggi ci sono 130 poltrone fra consigli di amministrazione e collegi dei sindaci. Noi riduciamo il tutto a 12 direttori generali, accompagnati da 12 revisori unici dei conti. Punto 2. Nomine dal basso e per competenza. Siamo stufi delle inutili nomine per cooptazione partitica. Vogliamo che le persone siano scelte dai territori, perché sono i territori che queste persone vanno a gestire, e per esclusivo criterio di competenza. Punto 3. Partecipazione dei territori, partecipazione diretta alla gestione dell'ALER. Perché? Perché in un momento di crisi come questo, con la precarizzazione del lavoro e l'aumento dei tassi di povertà, molte famiglie non riescono più ad accedere al libero mercato e la casa è un diritto di tutti. Quindi soltanto i territori possono esprimere puntualmente il fabbisogno abitativo e le necessità per ottenere efficaci politiche abitative nei vari ambiti. Punto 4. Controllo, trasparenza, tutti i dati, bilancio, titoli di spesa pubblicati online. Quinto punto. No agli accorpamenti arbitrari. Abbiamo letto dei progetti di legge avversari dove si accorpa Lodi, Mantova con Pavia, piuttosto che Bergamo con Brescia. Sulla base di cosa facciamo questi accorpamenti? Noi riteniamo che gli ambiti provinciali debbano esistere perché in essi si riconoscono le popolazioni attuali e riteniamo anche che questo sia un principio importante da mantenere anche per la tutela dei dipendenti dell'ALER che intendiamo mantenere.